Allora, ci siamo, ecco. Allora, buongiorno a tutti. Oggi il tema di questa seduta monotematica riguarda lo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è un tema sul quale è stata istituita una commissione specifica consiliare, che sicuramente questa commissione ci consentirà di monitorare in maniera continua quello che è l'avanzamento dei finanziamenti e anche della realizzazione delle opere. Io volevo fare una piccola premessa metodologica per comprendere in maniera più chiara qual è l'andamento relativo ai finanziamenti del PNRR, nel senso che in realtà noi dobbiamo, diciamo, il quadro dei finanziamenti in realtà è più articolato rispetto a quello che è il PNRR. Cioè, il PNRR è il fondo di finanziamento che deriva dall'accordo del governo italiano con la Commissione europea, e il PNRR segue una serie di procedure che sono state stabilite a livello comunitario dal punto di vista delle metodologie di acquisizione dei progetti, di assegnazione e di finanziamento e anche di realizzazione delle opere, e ha un termine diciamo perentorio di conclusione delle opere nel 2026. A fianco al PNRR esiste un altro fondo che si chiama Fondo Complementare, che è stato invece finanziato con fondi del bilancio nazionale. Questo fondo complementare, che in alcune opere chiamiamolo indistinguibile, nel senso che è messo a fianco rispetto a quelli che sono i fondi del PNRR, per scelta del governo italiano segue le stesse regole del PNRR, ma in realtà non ha questa scadenza obbligatoria nella realizzazione delle opere del 2026. Poi, per quanto riguarda il Comune di Napoli, essendo noi ovviamente in area di obiettivo 1, abbiamo praticamente i fondi di sviluppo e coesione. I fondi di sviluppo e coesione sono fondi che invece vengono veicolati sempre dal governo italiano tramite il CIPES, che è il comitato interministeriale, e non hanno nella realtà dei fatti una scadenza entro il 2026 e non seguono neanche le regole del PNRR, sia dal punto di vista dei vincoli ma anche di quelle delle semplificazioni. Per questo motivo noi abbiamo chiesto a livello governativo che ci sia anche una norma che consenta di assimilare i fondi che ci arrivano tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione a quelli del PNRR per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dei lavori e di progresso dei lavori, perché paradossalmente sulla stessa opera, che è finanziata da due fondi separati, si verifica oggi che ci sono procedure di aggiudicazione diverse, e quindi è opportuno che ci sia una norma che consente di uniformare le due cose. Per esempio, un caso insomma molto semplice, che il PNRR consente di andare in gara con il piano di fattibilità tecnico-economico, l'FSC no. Quindi diciamo, lo grado della progettazione, perché su queste due fonti di finanziamento è differente, quindi è necessario che ci sia una norma. A questo poi si aggiunge la quarta cosa, che riguarda invece poi i fondi europei, che sono quelli della nuova programmazione che si sta definendo e che non è ancora definita, e che anche quella sarà un'ulteriore fonte di finanziamento per quelli che sono i progetti che riguarderanno il Comune di Napoli. Quindi noi abbiamo una situazione di finanziamento che va oltre il PNRR, quindi è un po' più articolata rispetto alla visione. Io farò una breve, credo che sia stato, non so se è distribuito un documento, ma insomma farò una breve relazione un po' per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei progetti, ricordando che alcune misure
del PNRR non sono state ancora attivate, quindi non sono ancora usciti i bandi e quindi non è ancora possibile sapere se, diciamo, quali saranno le condizioni dei bandi, quello che noi presenteremo e quello che chiaramente poi avremo. Come aggiudicazione. Allora, se noi articoliamo per filiere, per missioni, che quelle che sono le missioni, diciamo, previste al PNRR, la prima missione riguarda servizi digitali e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nell'ambito della missione 1 noi abbiamo avuto già l'aggiudicazione di un progetto, che è il progetto Mobility as a Service per la città di Napoli, che è stata una competizione e che al momento ha visto il Comune di Napoli vincitore del progetto. Nell'ambito di questa competizione erano stati previsti, noi abbiamo proposto un servizio di integrazione della mobilità dolce, anche di digitalizzazione dei servizi, perché questo era previsto nell'ambito del bando, e in questo tipo di progetto noi le prime tre città che sono state finanziate sono Napoli, Milano e Roma, e questo già rappresenta è un progetto che nell'area digitale, che prevede la condivisione dei dati, la riutilizzabilità, l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, e che è rivolto essenzialmente alle grandi città metropolitane. Nell'ambito, andando sempre avanti, abbiamo poi l'area che riguarda i programmi per la valorizzazione dell'identità dei luoghi, che sono essenzialmente parchi e giardini storici. Sottomissione, proprio ieri in giunta abbiamo approvato tre progetti che riguardano il Parco Virgiliano, la Villa Comunale e il Mausoleo Schilizzi. Questi erano tre luoghi che hanno le caratteristiche per poter partecipare al bando, perché si tratta di giardini storici. La progettazione che è stata fatta si integra con dei progetti che già esistono e che noi avevamo già messo a punto, che sono invece finanziati con fondi ordinari. Quindi se, come mi auguro, riusciremo ad avere questo finanziamento, questo consentirà di coprire tutte e tre queste realtà molto importanti della città. Poi abbiamo la missione 2, che è quella che riguarda rivoluzione verde e transizione ecologica. In quest'ambito c'è il ciclo dei rifiuti, c'è il tema che riguarda tutto il ciclo delle acque e quindi tutta una serie di sistemi, la gestione delle risorse idriche. Io ricordo che non tutti i progetti passano per il comune di per sé, ma alcuni degli enti che presentano progetti sono anche le nostre partecipate. Per quanto riguarda il ciclo delle acque, l'ABC, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, la SIA. In questo settore noi abbiamo, in tutta quest'area, abbiamo un investimento che riguarda il rafforzamento della mobilità, poi in questo settore c'è anche la mobilità, il rafforzamento della mobilità ciclistica soft, quindi tutto il tema delle ciclovie. Abbiamo una serie di investimenti sullo sviluppo del trasporto rapido di massa, sono una serie di opere che sono state elencate, che sono presentate, che riguardano una serie di interventi essenzialmente sulle linee tranviarie e sul completamento della flotta dei nostri treni della metropolitana. Abbiamo un grande investimento che è stato finanziato al consorzio costituito dal Comune di Napoli, al Comune di Roma e al Comune di Milano, che riguarda la trasformazione, l'acquisto di autobus elettrici, quindi la transizione
rispetto alla mobilità elettrica di tutta la flotta di autobus. Questo è il progetto Full Green che è stato finanziato a livello nazionale. Noi nell'ambito poi, questo, insomma, che questo non riguarda il PNRR ma riguarda un finanziamento che si sta concretizzando in questo periodo, in questo ambito poi esiste anche il finanziamento della linea 10 della metropolitana, che sarebbe il prolungamento della linea metropolitana fino all'alta velocità di Afragola. Questo finanziamento sarà costituito da due pezzi, un pezzo che è l'FSC e un altro pezzo che invece riguarda un finanziamento straordinario nel piano del piano di investimenti dell'ultima finanziaria, che è destinato in maniera specifica alle città metropolitane, quindi Napoli, Roma, Milano e Genova e Torino, quindi queste cinque città. Quindi non è in realtà un progetto PNRR, però questo è un altro progetto molto importante, anche perché voi dovete immaginare che tutti i progetti sulle infrastrutture in realtà sono infrastrutture ferroviarie, in realtà sono finanziate o sul piano complementare o sui fondi di bilancio della finanziaria, perché chiaramente il completamento entro il 2026 è molto difficile, quindi non potrebbero essere finanziati sul PNRR. Abbiamo poi un intervento sugli interventi scolastici abbiamo un intervento di un edificio su quelli che vengono chiamati edifici pilota per la nuova scuola, quindi che è stato finanziato al Comune di Napoli. In questo caso esisteva una limitazione, cioè ogni comune poteva presentare una domanda per una scuola sola, quindi praticamente abbiamo avuto una scuola perché una potevamo chiedere. E poi invece c'è un intervento per la valorizzazione e l'efficienza, diciamo, energetica, dove abbiamo vari elementi, vari progetti che riguardano un intervento sulla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, e poi il completamento dell'educandato statale di Piazza dei Miracoli. Poi noi abbiamo una serie invece di cose di cui dobbiamo ancora presentare domanda. Questo riguarda tutto l'intervento con il quale abbiamo dedicato ASIA, che praticamente si tratta una serie di interventi che riguardano la digitalizzazione dei processi logistici, l'adeguamento del centro di raccolta comunale di via Ponte della Maddalena, l'ampliamento del centro di raccolto comunale di via Mastellone, i nuovi contenitori, i nuovi sistemi di gestione dei contenitori, il nuovo sistema di raccolta e della selezione della carta, un nuovo impianto di selezione multimateriale, una serie di impianti di compostaggio di comunità di piccola dimensione, il secondo impianto di compostaggio sempre nell'area, diciamo, nord-ovest della città, che rappresenta il secondo impianto rispetto ai tre che erano stati previsti. Il primo è quello che è già stato finanziato e di cui il progetto è già approvato, che riguarda l'area, diciamo, di Ponticelli, San Giovanni e Teduccio. Nell'ambito di queste misure, anche questo, diciamo, articolandolo con un sistema di finanziamenti abbastanza complesso, esistono anche gli interventi sull'acqua, che questi sono gestiti da ABC. Sugli interventi sull'acqua, che sono di vario tipo, dall'efficientamento della rete idrica per ridurre la dispersione ad alcuni interventi sul ciclo completo delle acque, già, diciamo, è stato attribuito Comune di Napoli, diciamo all'ABC, quindi non al Comune di Napoli, ma all'ABC come soggetto attuatore del Comune di Napoli, un finanziamento importante proprio qualche giorno fa. Sul tema dell'acqua, visto che noi siamo anche impegnati in questa fase nell'elezione dei nuovi organismi di gestione, e questo era un tema che era stato anche sollevato dal Consiglio, se ricordo bene da Sergio, che tu hai fatto, diciamo, un ordine del giorno all'epoca, devo dire che questo finanziamento che l'ABC ha ottenuto è rappresentato un successo importante del Comune di Napoli e del Consiglio Comunale. Perché nella fase iniziale si era deciso, tra virgolette, che il Comune di Napoli non avesse i requisiti per poter accedere al finanziamento.
perché non era stato completato il meccanismo di affidamento del servizio idrico secondo le norme europee. Su questo punto è stata fatta una grande battaglia, devo dire, a livello nazionale, che ho portato un po' le istanze del Consiglio Comunale insieme all'assessore Cosenza. Abbiamo avuto varie riunioni anche un po' calde a Roma, che, diciamo, che è questo percorso, poi questa insomma nostra interlocuzione è stata anche accompagnata poi dall'avvio del percorso che è stato fatto, quindi la ridefinizione dell'ambito tramite l'intervento che è stato fatto regionale, l'avvio delle procedure di elezione degli organi dell'ambito e un'interlocuzione col Ministero della Transizione Ecologica abbastanza calda sul tema della legittimità dell'intervento regionale, comunque, e poi anche con l'ARERA, che è l'ente di regolazione, l'agenzia di regolazione dei servizi, diciamo, dei servizi di distribuzione, tra cui quelli idrici. Comunque la conclusione di tutta questa lunghissima diatriba è stata che Napoli è stata finanziata e quindi già nella prima tornata, quindi abbiamo avuto un primo progetto, ci sarà un secondo bando che uscirà a breve dove noi presenteremo, ABC presenterà nuovi progetti. Questo credo che sia un risultato molto importante perché sono i primi grandi investimenti che vengono fatti, diciamo, sulle reti distributive della città da molti anni, di cui insomma ce n'era grande bisogno, e questo sicuramente è un passaggio molto molto importante. Un'altra cosa che volevo anche sottolineare in questa mia descrizione, questo per dare ulteriori informazioni ai consiglieri, poi credo che sia opportuno che la commissione PNRR e anche le singole commissioni poi facciano un po' delle verticalizzazioni sui vari aspetti, che alcuni finanziamenti che arrivano in città in realtà non sono gestiti anche questi dal comune. Ad esempio c'è un grande finanziamento sul parco di Capodimonte come giardino storico che è stato attribuito ovviamente al museo di Capodimonte perché è il titolare del parco. C'è un grande finanziamento sul Palazzo Reale, che pure è stato attribuito ovviamente al Palazzo Reale, che consentirà di rifare tutte le facciate e i tetti del Palazzo Reale. Quindi poi esistono tutta una serie di finanziamenti molto importanti che ricadono sulla città, ma di cui il titolare non è il comune. Questo l'ho detto anche perché quando noi andiamo nel settore istruzione e ricerca, mentre ovviamente le competenze del comune riguardano essenzialmente la parte dell'edilizia scolastica di competenza del comune, i finanziamenti che invece riguardano i livelli di istruzione più alti, quindi scuole superiori e vanno alla città metropolitana, quelli che riguardano l'università vanno alle singole università. Quindi noi quello che viene riportato anche nel documento che voi avete, quadro in realtà parziale dei finanziamenti che arrivano in città del PNRR, solo quelli di cui è titolare il comune. Noi per adesso stiamo un po' aggregando i vari dati per fare in modo di fare una mappa che riguarda anche tutti quelli che sono i finanziamenti che arrivano in città ma che non sono di titolarità del comune, che sono per entità, insomma, entità economica una quantità molto molto ampia. Allora, per quanto riguarda invece quindi la missione istruzione e ricerca, abbiamo il piano per gli asili nido e le scuole di infanzia, dove ci sono 25 interventi che sono stati candidati dal comune, e di cui c'è un elenco che è stato riportato. Questi sono tutti interventi di cui noi avevamo già la disponibilità di un livello di progettazione minimo per poter essere presentati, ed erano stati anche, diciamo, frutto di un confronto che era stato fatto con le municipalità rispetto alle priorità che erano state definite. Abbiamo poi una serie di interventi per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, quindi che sono interventi essenzialmente sulle palestre. Abbiamo altri interventi, diciamo, ancora di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edilizia scolastica che prevedono tutta una serie di interventi, ce ne sono 32 che sono stati proposti.
Su questo c'è stato tutto un lavoro che è stato fatto con la Regione, che riguarda anche l'inserimento di questi progetti all'interno della programmazione scolastica regionale, perché poi c'è anche un incrocio tra quella che è la programmazione comunale e la programmazione regionale, perché devono essere coincidenti e non erano allineati inizialmente. Questo è stato fatto un lavoro, si è riuscito a riquadrare il cerchio. Qua mancano praticamente ovviamente tutti gli interventi che riguardano ovviamente gli ordini superiori, ad esempio nel campo della ricerca le domande di progettazione, le domande di finanziamento sono state fatte dall'università e dagli enti pubblici di ricerca. Anche su questo Napoli, insomma, la Camera è stata molto presente e noi ci aspettiamo dei finanziamenti molto importanti in città, che vanno dal nuovo, da uno dei 5 centri nazionali di ricerca che dovrebbe arrivare a Napoli, quindi a Napoli dovrebbe essere assegnato il centro sull'agricoltura tecnologica, l'Agritech, oltre a tutta una serie di progetti sugli ecosistemi dell'innovazione che riguardano vari pezzi di città che sono stati presentati dal CNR e da varie università e che adesso sono in fase di valutazione, però già sono stati ammessi alla fase successiva, alla seconda fase. Questi sono finanziamenti in parte del PNRR, in parte sono sui fondi di coesione del Ministero del Sud, quindi anche quella è una composizione variegata. Poi ci sono invece la missione 5 che riguarda coesione e inclusione, dove ci sono alcuni interventi di rigenerazione urbana. Negli interventi di rigenerazione urbana ci sono alcuni interventi che riguardano già alcuni progetti che sono stati ammessi a finanziamento, che sono l'impianto natatorio a Via Labriola a Scampia e l'OPG, quindi l'intervento di rigenerazione sull'OPG, questi sono seguiti dall'assessore Lieto. Poi ci sono gli interventi sul Pinqua, che sono l'intervento a Marianella e l'intervento a Via Toscanella a Chiaiano, che questi sono i due interventi sul Pinqua, e adesso stiamo lavorando la misura poi ci sono gli interventi, chiaramente, almeno quelli che già sono usciti sulle persone vulnerabili. Su questi ci saranno degli ulteriori bandi, perché i bandi sul sociale non sono ancora usciti, stanno uscendo in questo periodo. Quindi ci sono interventi sugli anziani non autosufficienti, sui servizi domiciliari, sui servizi sociali, sui percorsi di autonomia per le persone con disabilità, dell'housing temporaneo per la povertà estrema. E poi abbiamo due interventi molto importanti, che sono quelli che riguardano nei piani urbani integrati, dove ci sono due grandi progetti, che uno è un progetto su Scampia, quindi il finanziamento del progetto Restart Scampia, 70 milioni di euro, e uno della riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro, altri 52 milioni di euro. Questi sono due interventi molto forti che riguardano due pezzi di città molto importanti. Ovviamente anche su questo tema, insomma, noi stiamo ancora lavorando, perché c'è la possibilità di raccogliere ancora risorse. Poi c'è un altro tema, anche questo molto importante, che è quello della valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, dove c'è un bando specifico che riguarda la possibilità poi di ristrutturare dei beni confiscati. Su questo è stato fatto un lavoro e l'idea è di utilizzare queste risorse per rafforzare la rete delle case di accoglienza per le donne maltrattate, utilizzando ovviamente i beni confiscati, e poi, insomma, completare alcuni interventi, tra cui l'orto urbano didattico. Comunque, insomma, c'è un progetto molto importante che si sta mettendo in campo. Nella parte finale del documento sono richiamati i finanziamenti sul fondo complementare, almeno quelli che già sono stati assegnati. In questo ci sono un intervento molto importante, che è quello sull'albergo dei poveri, dove noi abbiamo avuto 100 milioni. Su quello noi stiamo facendo un'attività insieme al Ministero del Sud e con il Ministero dei Beni Culturali per costruire poi un piano molto
insomma, importante sull'utilizzo dell'Albergo dei Poveri. Questo è siamo nella fase di avvio di questo percorso, appena il percorso verrà definito, perché chiaramente lo condivideremo con il Consiglio Comunale e con le commissioni competenti. Però è indubbio che questa risorsa ci consente di fare un avvio molto importante, perché riprendendo, anche valutando quelli che erano già alcuni progetti che erano stati messi in campo in passato, l'Albergo Poveri rappresenta una grande risorsa per la città e quindi è molto opportuno che la destinazione d'uso sia una destinazione capace poi di rigenerare quel pezzo di città ed essere anche un motore non solo di inclusione sociale, perché ricordando quella che è la missione originaria, ma anche di creare economia, perché chiaramente è una risorsa molto importante. Poi c'è altri due progetti che sono stati già finanziati riguardo invece la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, che sono il nuovo ecoquartiere di Ponticelli e le case giardini Scarpetta a Ponticelli. Questi sono due interventi che già sono stati finanziati, di cui abbiamo già i progetti disponibili. Ovviamente questi, diciamo, rappresentano un po' un quadro generale di quello che già c'è. Ci sono alcuni settori che non sono stati ancora aperti, però su cui noi già stiamo interloquendo. C'è tutto il settore dello sport, dove l'assessore Ferrante ha avuto un incontro con la sottosegretaria, anche io l'ho sentita, lei dovrebbe essere a Napoli, penso nei prossimi giorni, il 19, dove c'è una quota insomma, abbastanza significativa di risorse che arrivano. Sì, 11 milioni arrivano al comune di Napoli, non so sta, però insomma sappiamo la quota che avremo e quindi su cui insomma quello è un altro settore. C'è tutto il settore del sociale che è stato ancora parzialmente avviato rispetto a quello che è PNRR, c'è un settore che è legato ai mercati, quindi legato anche all'agricoltura, che è un altro settore che ancora è un dossier che non è stato ancora aperto, su cui potremo insomma partecipare. Quindi insomma, rispetto a tutti quelli che sono i progetti del PNRR possibili, Fondo Complementare FSC, insomma siamo presenti abbastanza bene. Cioè, insomma, io sono soddisfatto che in questi 4 mesi abbiamo recuperato risorse molto molto importanti. Siamo in negoziazione col Ministero per avere ulteriori risorse, quindi credo che alla fine, insomma, di questo percorso che dovrebbe completarsi prima dell'estate, noi avremo un quadro di finanziamento molto consistente che riguarda molte infrastrutture della città, molti servizi essenziali della città e anche riusciremo a dare delle risposte a molti problemi che ci sono nella città. Non nascondo che la mia preoccupazione, che inizialmente era sulla nostra capacità di presentare progetti e di avere soldi, che chiaramente, che adesso non è che non sono preoccupato, però insomma i risultati li abbiamo ottenuti. Adesso la mia preoccupazione è poi ovviamente sulla realizzazione dei progetti, perché chiaramente questo richiede una struttura tecnica che oggi è molto consistente, che oggi non abbiamo, questo dobbiamo dire, perché dobbiamo dire qual è la situazione. Abbiamo una necessità di cui ho anche fatto, diciamo, che ho fatto presente anche al prefetto, anche insieme all'assessore De Jesu, sulla necessità poi che per quanto riguarda le gare ci sia un presidio, diciamo, di controllo e di legalità molto forte, perché chiaramente arrivano molte risorse e quando arrivano molte risorse bisogna essere molto attenti, perché quindi le due cose vengono di pari passo, quindi dobbiamo essere molto attenti. E chiaramente poi c'è tutto un tema, poi ovviamente, di capacità anche del sistema di imprese di poter dare una risposta al PNRR. Ieri sono stato all'Assemblea dell'ANCE e la cosa che mi ha colpito è che chiaramente ci sono due temi che gli imprenditori, c'era anche il presidente nazionale dell'ANCE, che io conosco da molti anni, che ha evidenziato che ci sono due problemi oggi: il costo delle materie prime, che è qualcosa che chiaramente impatta sulla realizzazione dei progetti, perché noi dobbiamo ricordare che questi progetti sono stati fatti con i costi delle materie prime precedenti e quindi non sappiamo adesso che cosa succederà. Quindi questo è un tema che a livello governativo dobbiamo porre. E poi c'è un altro tema, che è il tema della manodopera, paradossalmente. Oggi malgrado abbiamo questa grande disoccupazione che noi vogliamo combattere, giustamente, e malgrado il fatto che ci siano sia tante cose private che tante cose pubbliche, molte imprese stanno in difficoltà perché non hanno manodopera.
e quindi questo può rappresentare un fattore anche di rallentamento rispetto ai lavori che noi ci aspettiamo e che noi dobbiamo realizzare, perché i tempi sono molto stretti. Comunque questo è un problema di sistema nazionale e su questi punti chiaramente, insomma, dobbiamo anche su questo vigilare, perché potrebbe essere un ostacolo rispetto ai tempi che noi abbiamo previsto e al lavoro che dobbiamo fare. Grazie. Allora, grazie al sindaco Manfredi. Ho iscritto a parlare già il consigliere.